Il giro virtuale è stata una buona opportunità, insomma, per confrontarci con altri ragazzi, per noi altre ragazze, eccetera. Ovvio che non è lo stesso, nel senso che lo sforzo è totalmente diverso e poi fare tante gare sui rulli non aiuta sicuramente il fisico. Perlomeno per quanto mi riguarda, io ne ho risentito abbastanza e lo sto sentendo proprio in questi giorni quando poi ho ricominciato a pedalare. Quindi comunque ho cercato di fare l'indispensabile, però non di più. Ovvio che è anche una buona opportunità, secondo me, per far capire agli organizzatori del Giro di inserire qualche tappa del femminile all'interno del maschile, quindi fare una sorta di gara dedicata alle donne per un solo giorno, con arrivo su un arrivo di una tappa del maschile, come ci siamo detti tante volte. Credo che sia per noi una vetrina molto bella e importante. L'importante, da che stavamo chiusi dentro casa, che abbiamo un calendario, credo che sia abbastanza buono che si riparta da qualche parte, intanto. Poi dopo vediamo strada facendo. Sicuramente non è un anno normale e quindi così dobbiamo pensarla. Saranno dei mesi abbastanza impegnativi, perché comunque sono abbastanza impegnativi, però questa cosa la dovevamo sapere subito. Siamo stati i primi noi, tra l'altro, a dire ed accettare il fatto che si corra fino a novembre, perché insomma ci mancherebbe altro. Per cui intanto ricominciamo da qualche parte, poi ne parleremo, insomma, del fatto che le gare siano state spostate in un modo o nell'altro, quella gara è messa lì, quell'altra là, insomma. Diciamo che siete pochi dei tanti che sapevate quanto tenevo alle Olimpiadi, perché ne abbiamo sempre parlato sia a livello personale che poi lì in trasmissione, quindi sapete quanto io ci tenessi a questo evento, perché poi è l'ultimo che mi mancherebbe, insomma, nella mia grande cornice, che potrei anche accontentarmi solo di quello, no? Come in tanti mi dicono io, però purtroppo sono un atleta che si accontenta sempre poco. Certo. E, no, sì, diciamo che è stato un arrivederci, perché poi ho ricevuto tanti messaggi da persone importanti che mi hanno, insomma, incoraggiato e stimolato ad andare avanti, perché non cambiava nulla rispetto alle ambizioni e ai progetti che ci eravamo creato quest'anno. Quindi di questo sono stata molto felice e soddisfatta, e per questo credo che sia stato un po' un anno per farci pensare a cosa stavamo facendo giusto, a cosa stavamo facendo sbagliato e a qualcosa che magari si poteva ancora cambiare. Quindi, insomma, un anno in più, diciamo, è soltanto una differenza di età. Ma i campionati italiani avevo proposto di annullarli, come hanno fatto la maggior parte delle nazioni, almeno per godermi un pochino di più questa maglia, visto che l'annata ormai era partita strana. E mi dicevano, perché la prima voce che era uscita fuori era che i campionati italiani fossero fissati ad agosto, quindi appena ripartavamo con la stagione. E lì mi dicevano: ma ho capito, però tu la maglia tricolore in realtà l'hai portata veramente 3 gare, perché sono state proprio 3 gare. E io lì per lì ci pensai e dissi: beh, forse avete ragione, grazie del consiglio. Però poi mi hanno assicurato che se dovessimo correrli, li corriamo a fine ottobre.